Fuori di testa proprio. Spettacolare. Guarda qua, mamma mia, spettacolo. Mamma mia, troppo buona. Allora, ti mostro velocemente gli ingredienti che utilizzerò io per realizzare la pasta e fagioli. Io vado ad utilizzare della pasta corta di Gragnano, poi come aromi utilizzo della salvia, del rosmarino, del timo, vado ad aggiungere della carne e altro aroma, altro gusto, altro umami grazie all'andugia. Poi utilizzo una cipolla ramata. Tu puoi utilizzare bianca, rossa, quello che ti pare. Poi la costa di sedano, del grasso di maiale, quindi dello strutto, una carota, dell'aglio, olio extravergine d'oliva, passata di pomodoro. Questa è una passata di pomodorino, quindi abbastanza dolce. Secondo me ci sta molto bene. Macchiare la pasta ai fagioli, la pasta ai fagioli è una cosa che secondo me ci sta. Poi sale, pepe, prezzemolo fresco e ovviamente il protagonista della ricetta, i protagonisti della ricetta, che sono appunto i fagioli. Adesso vieni con me che ti faccio vedere come preparo questa ricetta. La primissima cosa da fare è quella di andare a cuocere i fagioli. Io vado a cuocerli nell'acqua dove sono stati a mollo e lo farò con una fiamma abbastanza moderata. Come detto, 20-40 minuti, l'importante è andare a testare, quindi la durezza. Non devono essere troppo morbidi perché se sono troppo morbidi vado a creare una purea troppo forte e questo a me nella pasta ai fagioli non piace perché a me piace avere anche i fagioli interi. Quindi aggiungo un altro poco di acqua, accendo e poi faccio andare. Allora, per il soffritto vado a tagliare una carota, poi due coste di sedano, la cipolla e gli spicchi d'aglio. Un'altra cosa importante, le foglie del sedano io non le butto, le vado a riutilizzare, le metto direttamente all'interno dell'acqua di cottura dove stanno cuocendo i fagioli. In questo modo le aggiungo all'interno del brodo, perché sarà il mio brodo con cui cucinerò poi la pasta, in questo caso l'acqua di cottura dei fagioli, e vado a mettere il sedano dentro. Qui ho la base per il mio soffritto: aglio, carote, cipolla e sedano. Qui invece ho i fagioli che stanno andando. Una volta che la cottura dei fagioli è terminata, siamo quasi arrivati alla vera preparazione di questa ricetta. Mentre aspetto che i fagioli cuociano, posso già andare a creare il soffritto. Quindi iniziamo a creare la magia. Prima cosa che faccio è quella di aggiungere un po' di strutto. Una volta aggiunto lo strutto, vado con un po' di olio d'oliva, così per far ambientare un po' lo strutto e non farlo salire troppo di temperatura. Adesso il grasso ha preso temperatura, quindi posso andare ad aggiungere il soffritto. Cioè io voglio che si caramelli, quindi voglio che un po' si abbrustoliscano, voglio che gli zuccheri vengano comunque rilasciati, che l'acqua venga rilasciata. Inizia a caramellare ed è proprio quello che stavo cercando. Devo stare solo attento che non bruci, che non vada oltre. Però adesso è proprio perfetta. Allora, così sono soddisfatto, per me può bastare. Adesso aggiungo rosmarino, un rametto e due foglioline di salvia. Mescolo un po' e poi vado con il pomodoro. Adesso facciamo ridurre a fuoco medio la nostra salsa, il nostro soffritto con il nostro pomodoro. Sarà, è una salsa alla fine. E a questa base andrò poi ad aggiungere i fagioli. Ok, perfetto. Rosmarino, salvia, aglio hanno fatto il loro, quindi posso andare a rimuoverli. Allora, i fagioli sono praticamente cotti. Non voglio stracuocerli perché, come ho detto, a me piace sentire un po' il fagiolo ancora sotto i denti, quindi non deve essere per forza una polpa o spappolato completamente.
Una parte dei fagioli andrò a metterla all'interno di un contenitore e andrò a frullare con un mini pimer. Adesso vi faccio vedere come. Intanto, prima di andare a frullare, quello che faccio è andare a rimuovere anche qui le cose che a me non servono, come per esempio questo, che appunto sono le foglie del sedano, quelle più grandi, non servono. L'aglio non mi serve, ormai ha fatto il suo, ha dato il sapore che doveva dare. A questo punto andrò a scolare i fagioli, una parte la terrò intera e un'altra parte andrò a frullarla leggermente. Nell'acqua di cottura vado ad aggiungere un altro po' d'acqua e la faccio andare a bollore, che poi sarà la base per andare a cuocere la pasta e fagioli, quindi la pasta all'interno del sugo con i fagioli. Quest'acqua qua di cottura è oro, darà un sapore alla ricetta inimmaginabile, davvero questa qua bisogna per forza tenerla. Ho fatto un casino, come al solito. Mi avvicino un po', va. Eccolo qua, una volta che il nostro brodo, in pratica, fatto con la base della cottura, dell'acqua di cottura dei fagioli e altra acqua, giusto per allungarlo un po', perché sennò era troppo poco per cuocere la pasta, è pronto per essere salato, quindi vado ad aggiungere un po' di sale grosso, in questo modo. Allora vado ad aggiungere un po' dell'acqua di cottura, in questo modo. Poi aggiungo un po' di olio extravergine e vado a dare una frullatina abbastanza veloce. Questa è la consistenza che vado a cercare. E adesso andiamo a cuocere la pasta. Perfetto, tutto questo lavoro e ci siamo quasi per cuocere la pasta. Allora, vado ad aggiungere all'interno della pentola la crema di fagioli. Una volta aggiunta, inizio a girare. Così. Con un po' d'acqua vado a pulire il contenitore. Adesso vado ad assaggiare per vedere come sa di sale. Buona. Butto la pasta. La pasta cuocerà completamente all'interno della crema di fagioli. Aggiungo acqua di cottura e faccio cuocere. Questa, essendo pasta di Gragnano, ovviamente, quindi trafilata al bronzo, ci metterà un po' di più per cuocere, per cucinare. Però la qualità ovviamente si vede e avremo un risultato super cremoso. E poi è una ricetta che bisogna avere tempo per farla, cioè bisogna mettersi, aspettare, dedicargli del tempo e verrà una cosa stratosferica. Mentre cuoce, mentre cucina, vado ad aggiungere anche un po' di fagioli interi, così, in questo modo, che non si spappoleranno completamente e avremo diverse consistenze all'interno del piatto. Incredibile, una ricetta, una pasta così semplice ma così buona da far paura. Mentre cucina la pasta, possiamo andare ad aggiungere un po' di pepe macinato al momento. Adesso voglio andare a fare una cosa abbastanza divertente come guarnizione per il piatto. È un'idea che ho avuto, prendo un po' spunto dalla cucina araba, perché loro queste cose qua le fanno, e una volta provando un piatto di fagioli condito in questo modo, mi è piaciuto molto, secondo me ci sta molto bene qui in questa ricetta. Quindi cosa faccio? Fagioli, prezzemolo, olio extravergine, limone, poi un po' di sale. C'è una sorta di fagioli marinati che andremo a mettere poi alla fine sopra. Da provare com'è. Fagioli fatti così sono buonissimi. Ma sapete che c'è? Io cambio di programma, uno spicchietto d'aglio ce lo metto, però non vado a frullarlo oppure a grattugiarlo, bensì lo metto così intero, lo taglio a metà, così. E vado a far insaporire quest'intingolo, che poi non è un intingolo, è una marinatura per i fagioli. Sì, hanno preso pure un po' di sapore di aglio, secondo me ci sta da Dio. Quindi lo mettiamo, ho provato. Qua invece sta andando, guardate come diventa cremosa, spettacolare. Cioè, guardate che spettacolo. A parte i colori che sono fantastici, no? Però c'è già la cremosità. Secondo me sarà una ricetta, cioè sarà un gusto talmente pieno che sarà spettacolare. Cioè, lo spero almeno, dopo tutto questo lavoro. E non dimentichiamo che fra poco andrò a mantecare anche con l'anducia. Quindi esplosione di gusti, cioè poi il piccante, spettacolo. Andiamo ad assaggiare per vedere la cottura della pasta. Buonissima.
Io metterei un altro po' di sale. Qua ci siamo quasi, questione di secondi in pratica. Io direi mezzo minuto ancora, poi spengo e manteco con l'anduja e un po' d'olio d'oliva. Perfetto, ci siamo. Cottura della pasta buona, ancora al dente e posso andare a mantecare. Aggiungo dei pezzetti di 'nduja. Questa cosa gli dà una botta di umami esagerata. Olio d'oliva, un po' di prezzemolo. Tagliato fine, mi raccomando, non quei cosi giganteschi. Comunque la pasta deve riposare, deve rilassarsi un po', quindi io la tengo sempre 3-4 minuti nella pentola, perché così si ambienta meglio, assorbe anche un po' il sapore dell'anduja, quindi va bene così. E intanto continuiamo a girare. Una cosa che ci sta benissimo con la pasta e fagioli è il timo, quindi io vado ad aggiungere un po' di timo, però col timo mi raccomando, andateci piano perché il timo copre tanto, quindi magari se ne mettete troppo, poi sentirete troppo il sapore e può darsi che a molti magari non piace, a me piace, però comunque ci vado molto piano col timo. Io assaggio un attimo, No, è una cosa spettacolare, fuori di testa proprio. Ok, sono passati circa 4 minuti, penso che si sia ambientata abbastanza e vado ad impiattare adesso. C'è una cosa spettacolare sta pasta. Guarda qua, mamma mia, spettacolo. Da vicino è tutta un'altra storia. Poi aggiungo un po' di fiocchi di peperoncino secco, così sopra, danno un po' di colore, ma soprattutto anche un po' di gusto, tanto questi non sono forti. E poi aggiungo l'intingolo che vi ho detto, cioè in pratica così, un po' dappertutto. No, queste proprio vi cambia tutto il piatto, cioè ve lo rende speciale. Questo ve lo posso assicurare. Provate questo intingolo e poi mi fate sapere. Ovviamente il sughetto con il limone deve andarci in questo modo. Poi, una volta fatto questo, io aggiungo un po' di olio d'oliva, che ci sta sempre bene, sempre bene. Un po' di prezzemolo, non troppo. E a me piace aggiungere un po' di timo, così. Questo è il piatto terminato. Mi dispiace per la scarsa luce che c'è. Ho dovuto prendere una lampada per fare un po' di luce. L'iPhone non è che si comporta tanto bene, infatti sta facendo un po' di fatica, però spero si veda. Finalmente vado ad assaggiarla. In questa cucina c'è ancora un po' di caos, non mi sono organizzato al meglio, però stiamo ancora facendo lavori e tutto, quindi magari uno di questi giorni vi faccio pure un tour della cucina nuova, ma tornando al tema del video, vado ad assaggiare questa pasta e fagioli. Ammazza. È una bomba atomica. C'è questo sentore di limone e aglio su questo intingolo che ci sta davvero da Dio. Ti consiglio di provarla in questo modo. Poi fammi sapere che ne pensi nei commenti e ti accorgerai che avevo ragione e che hai fatto bene a provare questa ricetta con questo intingolo. Comunque vado a testarla di nuovo perché non mi ricordo bene il sapore. Senza parole, c'è davvero un gusto senza parole. Comunque spero di averti dato qualche spunto per una nuova pasta e fagioli un po' diversa. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, supportami con un bel like. Iscriviti, commenta, che a me fa tanto piacere, a te non costa niente perché è gratis e mi aiuta molto a crescere su YouTube. In questo modo potrò portare tanti altri contenuti e saprò che il mio lavoro è ben apprezzato. Io ti saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Mamma mia, troppo buono!